Buonasera ragazzi e bentornati qua con un'altra live su Slido. Siamo tornati qua dopo tanto 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 tempo su Sly per finire finalmente sta storia che abbiamo lasciato in pausa. Più che altro perché, come vi ho accennato nei precedenti giorni, mi ero totalmente dimenticato che la stavo portando, cioè da un giorno all'altro ho smesso, mi sono dimenticato che la stavo portando. Quindi allora, controlliamo qua se la live è tutta a posto, se non ci sono problemi intoppi. Sembra proprio di no, quindi direi che possiamo già cominciare. Perfetto. Allora, noi siamo arrivati al 95% della storia, praticamente siamo ormai alla fine. Vediamo un attimo di passare a schermo intero, molto bene. Vedo un pochino meglio. Allora, piccolo riassunto. Allora, siamo arrivati alla fine dove ci hanno fregato tutti i pezzi di Clockwork ed è tornato in mito Clockwork, o meglio Cocla. E adesso dobbiamo fermarla. Quindi, innanzitutto, vediamo un attimo qua di perfetto, sistemiamolo. Così è quasi perfetto. Dai. Perfetto. Allora, andiamo qua, vediamo un attimo se sul ladro c'è qualcosa da prendere. Sì, ma non abbiamo i soldi per niente, a quanto pare. Già. Quindi torniamo indietro e prendiamo una missione con Sly, vediamo un po'. Questo corro, con questo uso abilità, con questo un'altra abilità, no, con questo non uso niente e con questo un'altra abilità, perfetto. Abbiamo solo missioni con Murray da fare, a quanto pare. Quindi prendiamoci Murray.
abilità c'ho qua? Pugno di fuoco e questo, lancio verticale. No, ok. Quindi questo è R2, giusto? Sì. E questo è L1. Sono giusti? Non consumo stamina nel farlo, molto bene. Allora, adesso che ci siamo un attimo rinfrescati la memoria, corriamo. Bisogno d'aiuto per entrare in sala macchine. Volentieri. Bentley mi ha detto che le serrature energia della porta sono alimentate da centraline elettriche a parete dislocate in vari punti del dirigibile. Devi assolutamente disattivarle tutte e poi devi cercare di aprire manualmente la porta. Mazzecole, slide. Perfetto, quindi spacchiamo tutto come solo noi sappiamo fare. Allora, vediamo un attimo l'audio, forse un pelino da abbassare. Ma se no teniamo così, va. Abbassiamo direttamente il programma. Mettiamo a metà, va. No. Così allora, giusto? Sì. Ok. Così va un po' meglio. Ok, così dovrebbe andare meglio, sì. Là non ci arrivo, se salto mi devo passare per forza di qua. Madonna, quante cazzo ce ne vogliono? Devo attivare qualcosa manualmente, no? Ok, l'abbiamo fatta finalmente. Ah, questi rispawnano così proprio. Uno, due, tre e quattro, eccoli là. Ah, è vero che posso anche correre con... Orca madò. Allora. Thank you.
qua non esce niente. Quindi no, nessuno se ne accorge. Porco due. Eccone qua un altro. Ho sentito un rumore piacevole. Ancora non è esploso, bene, con questo esploderà. Olè, è fatto. Adesso ce ne manca ancora uno. Vediamo dov'è, laggiù. Speriamo di avere abbastanza dinamite attorno, se no usiamo... intanto portiamoci già questo come scorta. Tanto comunque spawneranno nemici, quindi useremo gli eventuali nemici come oggetti da lanciare. Allora, è rotto un po' il cazzo. Ok. Serratura e energia sembrano disattivate. Torna qui e aprimi la porta. Dove devo andare? Oh, eccolo qua, un bel più. Ciao Fedez, bentornato, come va? Tutto bene? E grazie dell'hosting. Devo capire come cazzo ci arrivo lassù.
Allora, hai messo la voice chat off camera? No. Ma l'avevo fatto anche in live, cioè, ti avevo anche detto, cioè adesso vado nelle impostazioni e poi ti ho detto a un certo punto, Fedez, com'è che l'attivo più? Solo che te ne hai già andato probabilmente. Comunque, è tornata la saga di Sly Cooper, sei contento? Ti mancava? Ok. Se c'hai il Discord, mandalo direttamente sulla chat generale del server, così poi chiudo la live e non mi sparisce la chat. Porca miseria, se a volte si fa complicato. Ok. Oh. Che cazzo è che devo andare? Non ho capito. Simone, ecco, mi sembrava troppo facile. Quanto ci scommettete che ci rimango secco? Porca ma... Io ho tutto bene, grazie. Devo evitare di andare in confusione. Porco. No, sono saltato troppo presto, Dio buono. Cioè, sembra difficile, ma in verità è facile. Devi soltanto pigliarci un attimo confidenza.
Oh, ma guarda qua, eccola qua finalmente. Non sapeva davvero come criptare un codice. L'ho trovata finalmente. Infatti sono convinto solo l'86,5% che il codice del cavo sia... Dopo la guardo il video. 5. Cosa ci sarà secondo voi? Sicuramente un'altra abilità. Quale abilità però? No, non me lo dire. No, non ci credo. No, che figata. Abbiamo anche qua l'invisibilità, bellissima. Mi mancava. Ah, questo? Anche questo motore è spento. Tan 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 tan. Così sicuro non perdi il link. Ok, infatti per quello te lo dicevo. Grazie a un inatteso colpo di fortuna, sono stato contattato dall'ispettrice Fox sulla radio a onde corte. Sa bene quali difficoltà dovremo affrontare se Clock La diventerà immortale e ha accettato di unire le sue forze alle nostre per distruggere l'uccello robotico. L'unico problema è che non riesce a localizzare il dirigibile sul radar. Per aiutarla, dobbiamo aumentare la potenza delle 4 torri radio locali. Quando l'ispettrice Fox sarà vicina, farà salire a bordo uno di noi, che si piazzerà come mitragliere di coda per affrontare Clock La. È tutto. Non c'è tempo per un altro piano. Siamo quasi arrivati a Parigi. Se le luci ipnotiche verranno accese per generare odio, oh, sapete come finirà. Allora, abbiamo someone cash, no? Questo non mi dispiace affatto, farlo. A proposito, qua ci abbiamo di tesori, artefatti da rubare. Ah, ma questo qua vale anche senza il salto, bene. Buono, buono, buono. Che culo. Di qua non ci possiamo aggrappare. Che palle, nessuno che c'ha qualche tesoruccio qua da rubare. Ma anche sulla mappa qua è strano che non ci siano artefatti o altro. Che miseria. Di missione c'ho solo quella da fare, a quanto pare. Niente, niente, niente da rubare, a quanto pare. Ogni mappa, almeno che nelle live precedenti non ho già rubato tutti gli artefatti che c'erano, però mi sembra un po' strano. Vabbè, andiamo a farci sta missione, va? Ok, Sly. Dobbiamo inviare a Carmelita un impulso radio per farle individuare il dirigibile. Per farlo, devi raggiungere la cima di 4 torri molto alte. Troppo grandi da scalare e troppo alte per saltarci sopra normalmente. Quindi è questa la ragione per cui mi hai fatto indossare questo arnese? Si tratta di un potenziatore di salti sperimentale. Premendo il tasto R2 spiccherai un salto enorme. Ma stai attento! Capito? Sembra divertente. Ho l'impressione che non sarà poi tanto divertente. Uh,
R2. Tutto qua. Va. Mi aspettavo tipo di andare nell'iperspazio. E allora andiamo di qua. Pelo. Fatto. No. Ora ho capito perché mi ha detto di stare attento. E perché posso andare qui? Ma meglio non scoprire fin dove posso arrivare, va? Mica devo andare lassù, credo. No, non ci posso manco arrivare, credo. Solo che mi sembra strano che ci sia quella postazione lì. Sembra un po' troppo messa apposta, eh. E ora? Ah, ok. E una l'abbiamo attivata così per poter, per pura magia, si autoattivano, ok. Allora andiamo qua. Comunque è una figata sto salto potenziato. No, posso fare direttamente così, tanta roba. Siamo a due. Ah no, non muoio se mi ci appoggio. Effettivamente sono anche onde radio, non onde elettriche. Però facciamo così. Ce la facciamo? No. Avrei dovuto farlo dall'altro posto. Non faccio esplodere il barile se ci salto. Porca miseria. Olè. E siamo a tre.
fatto? Oh, sembra che Carmelita abbia captato il nostro segnale. Sta procedendo in rotta di intercettazione verso di noi. Ci siamo quasi, quindi siamo al 98. Porca miseria. Mi sono preso una scossa. Dimmi che me l'ha lasciato, per favore. No, peccato. Mi sarebbe piaciuto continuare a saltare verso l'infinito e oltre. Però forse lo posso comprare per 1.900. Devo continuare a farmare come uno schifo, però... Dettagli. Però è veramente strano che non ci siano tipo artefatti qua da rubare. Orca miseria. Come faccio a fare tutti i soldi che mi servono, cioè? Oh, questo c'è qualcosa di bello. Niente di interessante. Se io faccio tipo così, ma non posso anche shippare nel frattempo. Ma cosa? Sì, comunque consumo un sacco di stamina, dio buono. Ma ti decidi o... Ok. Cioè, praticamente ho già finito tutta la stamina per usare l'invisibilità. Ma che cazzo? Vabbè. E ci siamo. Allora. Usano 1.200. Ci vorrà ancora tanto, tanto, tanto tempo solo per piarmene uno di gadget. Girati. Niente. Allora, quante missioni c'ho da fare? Una sola, a quanto pare. Se allora passiamo prima di qua, così ci ricarichiamo anche vita e stamina. Dopodiché ...84 solo. Che schifo.
Ah, missione finale? Per una volta lascia perdere le smancerie, sii serio. Mi serve un mitragliere di coda esperto. Salta a bordo e preparati. Dobbiamo abbattere un uccello. Non sono smancerie queste? Cioè, ah, diciamo che in effetti può essere, può assumere un altro significato. Porca miseria. Dio buono. Di essere un bravo tiratore. Bella mira. Oh, ma che cazzo, non mi spara più. Sì, vabbè. Raga, qua ho l'impressione che ci staremo una vita. Prendi sacco di pulci. L'elicottero danneggiato. Come cazzo vuoi che faccio a schivare sto coso di merda? Madonna. È difficile con queste levette analogiche. Come cazzo si fa a schivare quello? Ma che cazzo è? Come cazzo? Ma scusate, raga, ma come cazzo? Ma Dio buono, ma è infamissima quella roba là. Ma porco addio. Ma come si batte quella cosa lì? Non l'ho capita io. Dio buono, raga, è impossibile da fare. Io odio veramente giocare col controller. Madonna. Sensibilità tipo non esiste. Cioè non esiste tipo regolazione sensibilità. Vabbè. Dio, ma porco Diaz.
già è scomodissimo. Madonna. Mi sto innervosendo perché è scomodissimo, cazzo, e la sensibilità è lento, ma lento, ma lento da fare schifo. Allora, riprendiamo. Ma Dio. Porca Madonna. Dio porco però porca Madonna, Dio porco. Ancora un colpo e sono fottuto. Cominciano a diventare dura, eh. E porco di... Dio buono, ma non si può, madonna. È da tryharder sta cosa, veramente. Non posso regolarlo, sto cazzo di mouse. Dio buono. È troppo, troppo, troppo difficile. Ma poi più che altro la sensibilità fa cagare. Già giocare con la levetta analogica mi sta sul cazzo. Ma poi ha una sensibilità veramente scandalosa. Non posso regolarla qui da qualche parte. Forse sarebbero questi. Non lo so. Dio buono. In teoria potrebbero essere. No. Ah, eccolo qua, ok. È uno, mettiamo uno e mezzo, dai. Proviamo. Vediamo adesso com'è. Più o meno. Ok, già molto meglio. Sì.
Ah, porco due. Non posso farla col mouse, che c'è una sensibilità molto, ma molto maggiore. Vediamo qua se posso farlo tipo con keyboard input. No, non keyboard, DualShock, X input, ma joystick. No, boh. Non lo so. Non posso, vediamo. Forse X input? No. Che palle. Forse è questo? No, niente. Che due palle. Vabbè, ci toccherà farlo con il controller per forza. Aumentiamo ancora un po' la sensibilità. Siamo sicuri che è aumentata la sensibilità? E dai, cazzo! E porco di... come non detto. Oh, perché non va? E Dio buono. Porco Dio, porco Dio, porco Dio. Dio buono, raga, io veramente sto sbottando come non mai. Dai, ma sparo uno, mi attiva l'altro. Sì. Oddio, buono, sta cazzo di sensibilità a me non mi sembra per niente aumentata, eh. Ce l'ho quasi fatta, sono quasi alla fine, non devo perdermi di concentrazione ora. Siamo forti! Dai, che cazzo! Dai, Dio buono. Dovevi fare il colpo. Hai sparato benissimo. Vai uomo, sì. Ce l'ho fatta, cazzo. È mezz'ora che ci sto sbottando. Mezz'ora per modo di dire, Quanto odio il controller, porca puttana. E ancora di più i giochi vecchi della Play dove non puoi regolare la sensibilità.
Se l'avessi fatto col mouse ci avrei messo un decimo del tempo. Vi giuro. Cioè, voi immaginate giocare a COD, ok? Per rendervi l'idea, COD, prendete sto cazzo di COD, dove magari la sensibilità potete metterla da, che ne so, da 5 a 25, e mettetela a 1, e poi giocate. Cioè, per rendervi un po' l'idea. Meglio giocare qua, non so, a quei giochi tipo, orca miseria. Se sopravvivo non andrò mai più tanto veloce. Oh, mica cosa c'è, gravità lunare tipo. Dai, dai. Ah. Dio buono. Oh, ma io vado a destra e quello mi punta a sinistra. Cioè, che cazzo. Vado. Io ora farò un po' su STD. Tower Defense Simulator, forse. Dai, cazzo. No, ma vi giuro. Oh, c'è un vento pazzesco. Tanto che se io punto a sinistra mi va a destra tra un po', forzatamente. Mi va contro direzione, diciamo. Dal vento che c'è. Porca puttana. La situazione è fuori controllo. Faccio fatica a tenere il personaggio. No, no, porca madonna. Dio, che... Dio, porco. Male, male, male. Ha rotto un po' tanto il cazzo, però. Dio, buono. Ah, no, non si può, porca madonna, va Dio cane, va porco Dio. Dai, oh. Oh no, stiamo precipitando. Su. Sbrigati, Sly. La situazione è fuori controllo. Cazzo, cazzo, dai, dai. Ok. E fin qui ci siamo. Presto, Sly. Stiamo precipitando. Adesso non fare lo stronzo e fammi andare dove dico io. No. Dai, dai, dai. No, mi sento male. Scusa, Bentley. No, non ce la faccio, porca madonna, ti pareva, porco Dio. Dio porco, va. Mica, ma è difficilissima sta cazzo di parte. Oh, pensavo fosse facile, invece questo cazzo di vento che mi deve dare contro, veramente di una difficoltà immane, oh.
Cioè, io voglio andare da una parte, no, mi deve buttare dall'altra se mi becco il vento contro. E che uno può dire, è realistico, però porca puttana. Che cazzo, Rompe un po' i coglioni sta meccanica. Quando si fermerà quell'uccello? Fermatelo! Non ce la faccio più! Adesso, riproviamo. No, no, no! E guardate se lo perdo, guardate. Porca madonna! Dio! Ma dai, oh! Dio buono. Oddio, ma dai, oh. Madonna, porca madonna, porca madonna, porca madonna, Dio porco. Fermatelo! Non ce la faccio più! Dobbiamo andare di qua. Super Murray non vuole restare in trappola. No, niente. Oh, che cazzo è sta roba? Manca poco, Non fare il figlio di puttana, mi raccomando. Oh, che bravo, così mi piace. Ecco qua. Divertitevi con questi. Nila, avrai anche un nuovo corpo, ma resti la traditrice vigliacca e meschina che abbiamo sempre sconfitto. E anche stavolta te la faremo vedere. Fai il coraggioso finché puoi, Cooper. Anche se non possiedo l'immortalità concessa dall'odio puro, sento qualcosa, un'energia che cresce. E dove cazzo attacco? Non ho ben capito. Ah, ok, qua così. Sì, no, non proprio così, vabbè. Però che cazzo, Allora, già ci sono io che cado, se poi... Mi spieghi come cazzo faccio a colpirla se mi si continua ad abbassare la cazzo di testa? Thank you.
Sono proprio curioso di sapere come cazzo posso fare. E vabbè. Ok. Faccio qui tipo bug abusing. E niente, all'ultimo giustamente mi attacco palesemente al cazzo. Porca madonna. Dio, buono. Ce l'abbiamo fatta, dopo tante bestemmie ce l'abbiamo fatta finalmente. Madonna. Ce l'abbiamo fatta! Perfetto. Meno male. Emozione. Morite insetti. Il mio odio vi schiaccerà. Attenti, il mostro non è morto. Locla aveva accennato a un chip dell'odio. Potrebbe essere la sua fonte di energia. Lo stacchiamo, forse smetterà di attaccare. Facciamo una piccola operazione chirurgica. Io le aprirò il becco, così Bentley potrà divertirsi con le sue bombe. Come cazzo faccio? Ah, così forse? Ancora il mio chip dell'odio! Non mi batterete! Mai! Andiamocene da qui! Sta per esplodere! Bentley, ti salverò io. Prendimi. Non riesco a camminare. Avanti, Sly, andiamocene da qui. Finish. Così, eravamo giunti alla fine. La banda Claw era stata sconfitta e le parti di Clockwork erano state disperse dall'esplosione. Però, nonostante l'esplosione, erano rimaste intatte. Sembrava che niente potesse distruggerle. Carmelita si maledisse per non essere arrivata in tempo per sparare a Clockla. Così sfogò la sua rabbia sull'oggetto più vicino. Il chip dell'odio. In un attimo, fu tutto finito. Senza quel pezzo fondamentale dell'essenza di Clockwork, non restava più nulla. Le sue parti invecchiarono davanti ai nostri occhi, come se il tempo avesse sconfitto l'antico uccello. È buffo che sia stata proprio Carmelita, un agente di polizia, ad annullare la maledizione che gravava sulla famiglia Cooper.
Clockwork non sarebbe mai più riapparso a minacciare me o i miei figli. Lì già al dovere, Carmelita dichiarò che eravamo tutti in arresto. Diedi uno sguardo ai miei amici e capì che non potevano fuggire. Così mi offrì di arrendermi in cambio della loro libertà. Certo erano piuttosto malconci, ma rimasi sorpreso, quasi di stucco, quando li vidi andar via senza prendere con sé l'attrezzatura. Erano più feriti di quanto pensassi. Stavano soffrendo. La vecchia unità di Carmelita arrivò in fretta. Consegnandomi a loro dimostrava la sua innocenza, guadagnando una meritata promozione. Era il minimo che potessi fare. Durante il viaggio verso la centrale, all'inizio rimanemmo in silenzio, studiandoci a vicenda. Poi, quando capì di avermi catturato sul serio, lei si rilassò e iniziammo a parlare. Ci raccontammo le nostre avventure. Chiacchierando ci facemmo persino qualche risata. E poi continuammo a parlare, beh, di tutto. Arte, libri, musica. Sembrava un primo appuntamento. Mi mostrò anche una bottiglia di vino che conservava per la speciale occasione del mio arresto. Mi si strinse il cuore quando si accorse che il nostro breve volo sulla città durava già da 2 ore. Io l'avevo capito perché vidi passare la Torre Eiffel nei finestrini 17 volte. Così andò dal pilota a informarsi. A quanto pare i miei amici mi avevano fatto un regalo di commiato prima del decollo. Fluttuando nella brezza notturna sentii debolissima la voce di Carmelita. Cooper, io ti troverò! Ci rivedremo presto, sacco di pulci! E così abbiamo finito pure il secondo capitolo della saga di Sly Cooper. Vediamo se c'è poi qualche cazzo in particolare alla fine. Onestamente non me lo ricordo. Comunque, per chi sta guardando la live, cosa ve ne passa se avete, diciamo, seguito la saga di Sly finora? Siamo a 1 ora e 10 di live soltanto. Ah. Ah, ok, da qualche informazione anche. Cosa? Questa non la sapevo. Che davano informazioni su tutta la banda Claw. Abbiamo fatto il 100%, quindi, in teoria. Sì. Ma qua... Sì. Quindi abbiamo preso tutti i tesori e quant'altro. Beh, che dire, abbiamo finito anche il secondo capitolo. Potremmo già iniziare il terzo, ovvero Sly Cooper e... No, aspetta, prima è Sly Cooper, poi c'è Sly Cooper, la banda dei ladri, e questo... Ah no, il terzo è l'onore dei ladri, ok, si chiama.
Potremmo cominciare anche Sly 3, Sly 3, l'onore dei ladri, però quasi quasi lo tengo per la prossima live su Sly Cooper. Io ragazzi spero che la live vi sia piaciuta, che la serie in sé per sé vi piaccia, perché a me piace tanto 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 come gioco e mi farebbe ancora più piacere se comunque la porto live e piace anche a voi. E detto questo io stacco la live giusto per dedicare la prossima live per iniziare il primo episodio della terza saga di Sly, sì, della terza, del terzo capitolo, diciamo, di Sly Cooper col botto. Quindi non ce lo spoileriamo già oggi. Vediamo se c'è qualcuno a cui fare un raid nel frattempo. Sarà qualcuno in live? Nope, non c'è nessuno. Quindi niente ragazzi, ci becchiamo domani con una live, mi sa, su Roblox o su League of Legends. Vedrò, su qualche cosa sarà ragazzi, se volete scoprirlo venite domani live, sempre la sera. Ciao ciao!